Se ultimamente avete utilizzato TikTok, è probabile che vi siate imbattuti in questo video del 18 marzo 2024. È stato caricato da Dustin Lee Frazier, un cameriere che durante le riprese si trovava nel ristorante in cui lavora durante il suo turno notturno. Era solo e avrebbe semplicemente dovuto pulire e preparare il ristorante per il giorno seguente. Durante la notte, il ragazzo decide di registrare un video su Snapchat che avrebbe poi inviato ad un suo amico. In questo modo si sarebbe sentito meno solo e più al sicuro, come se stesse effettivamente parlando con qualcuno. Come se questo amico fosse lì con lui. Una tecnica che se avete paura per qualsiasi motivo e siete soli, vi assicuro funziona. E Dustin quella sera aveva paura. Sia lui che i suoi colleghi sono sempre riluttanti ad accettare di fare il turno di notte, perché quel posto, in qualche modo, dà loro una sensazione negativa, li fa sentire a disagio, in pericolo, ma senza un apparente motivo. Dustin quindi quella sera comincia a riprendersi e a parlare al telefono. Una volta finito di registrare, però, prima di mandare il video al suo amico, lo riguarda e nota un dettaglio a dir poco agghiacciante. Inutile dire che comincia ad andare nel panico. Guardate. No, because I'm freaking the fuck out, guys. So I just Snapchatted my friend, right? And I like walked through, I was. And now the fucking alarm's going off. So I walked through, I was walking through here, and whenever you get right here, you can see something fucking behind me. And I like watched it, I did like a playback before I sent it to him, right? And like there was like, there was. And these lights were off. Yeah, I just got to work and I feel like, ugh, like all day today, I felt bad. Honestly, the last, like, a little bit, I felt bad. And I don't know, I just, like, I feel like I need to go to the doctor, but, like, I'm constantly just, like, nauseous. And I don't really know why. Like, I have tried to, like, take medicine for it and stuff, but. Avete notato qualcosa di strano? Riguardate questo pezzo del video. Sembra che qualcuno, o forse qualcosa, fosse lì con lui quella sera. Una figura che definire inquietante sarebbe riduttivo. Nonostante l'illuminazione delle riprese non sia delle migliori, il volto è facilmente distinguibile. Sembra che quella cosa, o forse ancora peggio, quella persona, fosse lì con lui. A fissarlo nel buio. Un incontro sicuramente agghiacciante, specialmente se consideriamo che il ragazzo se n'è accorto solo una volta che ha guardato il video prima di inviarlo al suo amico. Ma le cose si fanno ancora più spaventose poco dopo, quando il microfono del suo cellulare sembra registrare qualcosa. I also hate that they always keep this room so fucking dark. Like, come on now. I also hate that they always keep this room so fucking dark. Like, come on now. I don't know, it doesn't seem like it really does anything. And then, whenever I. Dall'audio si può chiaramente sentire sussurrare, ma non si riesce a distinguere una singola parola. Dustin è rimasto terrorizzato da questo video, che una volta pubblicato ha spaventato altre milioni di persone sul web. Questo episodio però non è l'unica cosa inquietante accaduta al ragazzo. Anzi, quasi il suo intero profilo su TikTok è incentrato sulle cose misteriose che gli sono capitate, molte di queste all'interno del vecchio appartamento di un suo amico. Il ragazzo vive in Tennessee, in un paese che si trova nei Monti Appalachi, una catena montuosa che si estende per circa 2400 km negli Stati Uniti. Questa catena montuosa è un luogo in cui sono nate e si sono diffuse tantissime leggende e storie soprannaturali, come per esempio la storia dell'uomo falena, quella della strega dei Bell, il Bigfoot e via dicendo. I video di Dustin quindi non fanno altro che alimentare l'alone di mistero dietro questi posti tanto meravigliosi quanto inquietanti. I video più interessanti pubblicati dal ragazzo, come vi dicevo, sono quelli girati all'interno del vecchio appartamento del suo amico. Questa abitazione è già inquietante di per sé, per via della sua antichità, ma anche perché al suo interno sono custoditi vecchi oggetti.
elementi di arredo e antichi cimeli, come questa cassaforte risalente al 1800. Nell'appartamento, poi, il ragazzo e i suoi amici hanno trovato una sorta di porta segreta chiusa dall'interno, che sono riusciti ad aprire leggermente. Tanto abbastanza da infilarci il telefono dentro e scattare delle foto. Ma a questo torniamo tra un po'. Durante il video in cui Dustin fa un giro della casa per mostrarla ai suoi follower, il suo microfono cattura qualcosa di strano mentre i ragazzi maneggiano la vecchia cassaforte. Sentite. Questa volta si possono distinguere alcune parole. C'è chi sente It's my house, è casa mia, e chi invece It's not yours, non è tua. Più avanti nel video, mentre l'esplorazione continua, si può sentire un'altra voce bisbigliare le parole Get out of here, andate via da qui. Ovviamente i ragazzi non sentono nulla e continuano indisturbati con l'esplorazione dell'appartamento, fino ad arrivare alla porta chiusa che vi menzionavo prima. Mentre provano in qualche modo ad aprirla, i sussurri continuano. This goes on just a little bit. It don't work It's out. not the one? No, it Well, goes in. shit. Just don't work. Huh. Damn. Well, Maybe she changed the locks? Maybe, I. but it's real similar. One's in the corner safely, my hands are sweating. Si sente una voce bisbigliare, Let us out, facci uscire. I ragazzi sembrano non sentire nulla e continuano indisturbati con il loro lavoro. Alla fine riescono a creare un'apertura grande abbastanza per infilarci il telefono e scattare qualche foto. Queste sono le immagini che hanno catturato. Nella quarta foto si può chiaramente vedere una mano, ma non una mano normale. Sembra qualcosa di demoniaco, pericoloso. Forse un po' esagerato, no? È davvero possibile riprendere delle entità in questo modo così nitido? A me sembra una sorta di protesi, ma ovviamente siete voi giudici di queste clip. Credete che tutto quello che hanno registrato sia reale? C'è davvero qualcosa di strano tra i Monti Appalachi? Oppure è solo una grandissima messa in scena? Prima di continuare con i prossimi video è doveroso informarvi del fatto che Dustin, nella bio del suo profilo TikTok, ha un link che porta direttamente al suo romanzo horror pubblicato lo scorso anno. Notando questo particolare, tantissime persone hanno cominciato a pensare che fosse tutto architettato per pubblicizzare ed aumentare le vendite del suo libro, che tra l'altro è un libro horror. Altri però credono ancora che quello che ha catturato sia una chiara prova del fatto che il ragazzo, e molto probabilmente i suoi amici, siano perseguitati da un'entità o più entità demoniache. Cosa pensate voi? Semplicemente messa in scena per promuovere un prodotto o inquietante prova dell'esistenza del paranormale. Se avete foto o video spaventosi catturati da voi, oppure vedete dei video inquietanti e inspiegabili sul web che vorreste vedere in questo canale, mandate il vostro materiale alla mail solohorror98@gmail.com. Nel marzo di quest'anno, un video registrato in Messico ha lasciato gli spettatori confusi e meravigliati. I residenti di un piccolo paese messicano hanno infatti dichiarato di aver assistito ad un fenomeno inspiegabile nel cielo. Il video è stato ricaricato dall'account TikTok UFOGod, ma non sono riuscito a risalire all'originale. Come potete vedere, è stato ripreso qualcosa di inusuale, strano. Se formò nel cielo un rostro totalmente demoniaco, macabro che ovvio, ponga molta attenzione a este video. Se è hecho totalmente viral que ha generado una gran cantidad de preguntas, de comentarios. ¿Qué es lo que está sucediendo no solamente aquí en la República Mexicana, sino en diferentes partes del mundo? ¿Por qué se están viendo tantas señales desde la figura del Maestro Jesús de Nazaret hasta otras cosas que no?
tienen sentido. ¿Será acaso que estamos viviendo en una simulación? Señales apocalípticas, algo nos tratan de decir. Quizás es una realidad el famoso proyecto Bluebeam y se trata de hologramas para meternos miedo. Aquí le dejo el audio original. Muy buenas noches. Ay, no, me da mucho miedo, amor. Secondo le dichiarazioni dei residenti, molti testimoni hanno visto apparire nel cielo una gigantesca formazione che somiglia ad un volto, e qualcuno ovviamente ha registrato tutto. Difficile da spiegare, questo fenomeno ha fatto sì che si formulassero diverse teorie più o meno credibili. C'è chi crede che sia il volto del Messia, arrivato per giudicare i vivi e porre fine a questo mondo corrotto, e c'è chi più verosimilmente pensa si sia trattato di uno strano gioco di luci molto elaborato, cosa plausibile, dato che per via del fenomeno della pareidolia, noi esseri umani tendiamo a distinguere dei volti in forme casuali. Ecco qualche esempio. Tuttavia, la teoria senz'altro più interessante è quella del progetto Bluebeam. Il progetto Bluebeam è una teoria cospirativa che suggerisce l'esistenza di un programma governativo segreto che cerca di simulare un'invasione aliena o un evento religioso dai sapori apocalittici, utilizzando un'avanzata tecnologia olografica. Chi sostiene questa teoria afferma che l'obiettivo finale di queste simulazioni sarebbe quello di manipolare e controllare le masse tramite falsi eventi soprannaturali. Ovviamente si tratta solo di teorie. Ma la domanda rimane, cosa cavolo è stato ripreso nel cielo notturno in Messico? Il video che sto per mostrarvi è stato registrato da una telecamera di videosorveglianza domestica e pubblicato su TikTok pochi mesi fa, come fanno tanti genitori. La madre che vediamo nel video aveva acquistato la videocamera di sorveglianza per controllare sua figlia quando rimaneva a dormire da sola nella sua stanza. Ma secondo alcuni commenti nel video, la ragione per cui è stata acquistata la videocamera è totalmente diversa. La figlia, secondo questa versione, aveva cominciato a dire delle cose piuttosto strane, come per esempio che ogni tanto vedeva un uomo all'interno dell'armadio e diceva di avere paura perché quell'uomo era lì. E questo sarebbe il vero motivo per cui la madre ha deciso di acquistare la videocamera. Aveva cominciato ad avere paura anche lei, e voleva vedere se la videocamera avrebbe registrato qualcosa di inusuale. E una notte, mentre dormiva insieme a sua figlia per farle compagnia, la videocamera ha registrato proprio ciò che temeva. Guardate. Svegliandosi, la madre sembra subito notare qualcosa sul soffitto, probabilmente la stessa cosa che ha spaventato a morte la piccola. La donna prova subito a confortare la figlia, ma possiamo vedere che lei in primis è terrorizzata e prova a guardare il soffitto il meno possibile. Qualsiasi cosa abbiano visto, deve essere stata agghiacciante. Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni riguardo la clip. Non sappiamo se la donna ha dato spiegazioni riguardo quella notte e per questo non possiamo sapere cosa le stava spaventando così tanto. Ad ogni modo si tratta di un video sicuramente orribile, perché ci fa rendere conto del terrore puro che la piccola stava provando. Quelle urla. Non possono che essere vere. In un giorno apparentemente normale, il 10 ottobre del 2023, un innocente vlog registrato da una bambina prende una svolta agghiacciante, lasciando la sua famiglia e gli spettatori profondamente turbati. Il filmato è stato caricato sul profilo Instagram della sorella della bambina, che ha scoperto la registrazione in questa piccola fotocamera. Tuttavia, quello che inizialmente sembrava essere un vlog innocentissimo, presto prende una svolta inquietante. Guardate. The other day, and we went on a walk, and we also got ice cream that day, and I'm having a lot of fun.
Per una durata spaventosamente lunga, la bimba rimane immobile. Poi all'improvviso si allontana dalla scena mentre la telecamera continua a registrare. Quello che accade dopo è il motivo principale che ha spinto la sorella a pubblicare il video per chiedere spiegazioni al mondo del web. Guardate. Una figura scura si sposta rapidamente da una parte all'altra della stanza. Anche guardando al rallentatore, non sembra un essere umano. Ma allora cos'è? Il video, praticamente inspiegabile, da quando è stato pubblicato ha fatto il giro del web, scatenando speculazioni e dibattiti nella sezione commenti di vari profili che hanno deciso di ripubblicarlo. Alcuni credono che il comportamento della bimba sia da attribuire ad una crisi di assenza, detta anche piccolo male, una versione più leggera possiamo dire delle crisi epilettiche, in cui chi ne soffre rimane appunto apparentemente assente per una durata di tempo variabile. Altri però credono fermamente che la bimba abbia visto qualcosa di strano, qualcosa di paranormale, forse la stessa cosa che è passata davanti all'inquadratura qualche secondo dopo. Sebbene una crisi d'assenza sia molto plausibile, rimane da spiegare quella strana presenza. L'innocenza di questo video, che si trasforma velocemente in inquietudine, ha lasciato molti spettatori in preda ad un senso di disagio e incertezza. Si è trattato di un fenomeno paranormale, oppure potrebbe essere qualcosa di totalmente diverso? In questo video possiamo vedere un bimbo molto piccolo che vaga nella sua camera da letto dopo essersi svegliato da un pisolino. Sono circa le 19 e il bambino in genere non si sveglia mai a quest'ora, spiega la madre. Di solito dorme profondamente fino alle prime ore del mattino successivo, ma per qualche strano motivo, il giorno delle riprese si è svegliato. Anche se può sembrare qualcosa di assolutamente normale, più avanti nel video succede qualcosa di decisamente strano. Tenete presente che sempre secondo le dichiarazioni della madre, il piccolo al momento della registrazione del video riusciva solo a fare qualche verso, ma non a parlare. Il che ovviamente ha reso impossibile sentire la sua esperienza dal suo punto di vista. Quindi, guardate cos'è stato registrato. Quella che sembra la voce di una bambina dice queste parole. Sei felice? Ricordo che non può essere stato il bimbo a pronunciare queste parole, innanzitutto perché si sente che è una voce diversa, ma poi perché possiamo sentire in tutto il resto del video che lui emette solo dei suoni casuali, essendo molto piccolo. Sicuramente non è in grado di formulare una frase, ma è quello che accade dopo che fa davvero rabbrividire sua madre. Guardate. Sembra proprio che qualcosa abbia preso le gambe del bambino e le abbia tirate trascinandolo nel letto. Vedendo il filmato, la madre è rimasta senza parole. Ha condiviso il video per cercare qualcuno che potesse spiegarle cos'era appena successo. Ma la voce e lo strano episodio nel lettino hanno portato la maggior parte degli spettatori a credere che si sia trattato di un evento paranormale, potenzialmente pericoloso. Così la madre del bambino si è spaventata ancora di più. Ma voi cosa pensate? Si tratta di un'entità che vuole avvicinarsi al bimbo per qualche motivo, oppure ci sono altre spiegazioni? Questo video è stato caricato sul web dalla pagina Instagram Paranoid Normal, che condivide tante clip come questa con l'obiettivo di provare l'esistenza del paranormale. Questa in particolare, però, ha lasciato gli spettatori a dir poco confusi e spaventati. Guardate cosa succede. Wait, say it again. Prove that you're here. Why do you keep turning off the TV? Ooh. Hey, hon. Come here. Look. No, I can't deal with that. I don't think it's just down here. Look at that. This is the most active during the day that I've seen. Oh, there goes the Xbox too.
Dopo aver chiesto ad una presunta presenza che continuava a spegnere l'Xbox di palesarsi, la sedia comincia inspiegabilmente a dondolare da sola. Quando sua moglie viene a vedere, la sua risposta fa intuire che questa non era la prima volta che accadeva qualcosa di simile. Entrambi sembrano quasi abituati, ma la cosa davvero spaventosa accade poco dopo. Guardate. The most active during the day that I've oh, there goes the Xbox too. Wait a minute. Oh, I'm not liking this. Oh wow, wait. I swear I can see. Ooh, stop it. I'm not liking that. Hun, let's go to dinner or something for a while. Time to go. Dalla sedia comincia lentamente a formarsi una sagoma nera, che poi all'improvviso si alza e corre verso la TV. Ma quando l'uomo gira il cellulare per riprenderla, non c'è nessuno. Questo video è sicuramente strano e spaventoso, ma secondo me difficilmente si tratta di riprese genuine. Le reazioni dei coniugi sembrano orchestrate, e la nitidezza della figura sembra troppo accentuata perché si tratti di un'entità paranormale. In generale, sembra un video realizzato ad hoc per spaventare. Ma come? O il ragazzo che riprendeva delle capacità allucinanti nel video editing, oppure questa volta non me lo riesco a spiegare. Voglio comunque credere che cose del genere non possano esistere, e ritengo quindi che questo video in qualche modo è falso. Tuttavia mi sono preso un bello spavento quando la figura si è alzata dalla poltrona e ha cominciato a correre verso la TV, quindi ho voluto comunque mostrarvelo. Secondo voi si tratta di video editing, oppure è possibile che sia stato ripreso un fenomeno paranormale particolarmente potente? Fatemi sapere tutto quanto con un commento. Vi ricordo ragazzi di inviarmi i vostri video e le vostre foto se ritenete che siano adatti ad apparire in uno dei miei video. E detto questo vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.